Bene, direi che è il momento di iniziare con la parte più attesa, quella dei contributi dei nostri ospiti. E il primo ospite è un grande amico della Lega, è un alleato storico della Lega, è anche un amico e una sicurezza personale con cui da ormai quasi 10 anni condivido le battaglie contro questa Europa liberticida. Prego, con il primo contributo video dalle Fiandre. Il piacere di chiamare sul palco il presidente del Partito Europeo ID, capo delegazione dalle Fiandre al Parlamento Europeo, l'amico Gerolf Hannemans. Saluti a tutti, cari amici. Che onore e che piacere per me, ma anche per il mio partito nazionale Vlaams Belang, poter essere qui con voi oggi. Sono qui nella vostra splendida Roma per portarvi il caloroso saluto dei fiamminghi. Noi fiamminghi del Vlaams Belang siamo partner amichevoli e convinti della Lega da quasi 30 anni. Ricordo ancora, come fosse ieri, quando nel 2013 andai a Torino insieme al nostro amico olandese Geert Wilders per acclamare il nuovo e giovane Matteo Salvini, che si sorprese subito con un brillante discorso, naturalmente. L'amicizia tra Lega e Vlaams Belang è una delle cose più belle che ci possano vivere in politica. Amicizia, fiducia e una leale collaborazione basata sulla reciproca libertà di servire innanzitutto gli interessi del proprio popolo. Ed è proprio questo tipo di cooperazione che abbiamo in mente anche quando si parla di Europa, perché pur essendo contrari all'attuale andamento dell'Unione Europea, amiamo pur sempre il nostro continente, amiamo l'Europa. Noi non siamo contro l'Europa, ma per l'Europa. E permettetemi, amici, di continuare in inglese. Ladies and gentlemen, signore e signori, la nostra battaglia qui in Europa e anche negli Stati Uniti è quella tra la globalizzazione e l'identità, tra la libertà e il comunismo. In Europa c'è un ulteriore campo di battaglia specifico che riguarda l'identità nazionale contro lo Stato imperiale che si chiama Unione Europea, un campo di battaglia tra federalisti e sovranisti. Perché, cari amici, una delle cose che spesso si sente oggi è che la gente si aspetta una soluzione da parte dell'Unione Europea quando avviene un problema. Pensano che l'Unione Europea debba risolvere il problema, che possa risolverlo, che l'Unione Europea davvero andrà a risolverlo. Non so se la traduzione sarà in grado di far capire questo messaggio. In olandese abbiamo un'espressione per questo tipo di pensiero, per questo tipo di atteggiamento. Questa espressione dice: si confessano al diavolo. Così, in olandese, nella mia lingua, questo è il nostro modo di dire che le vittime si gettano tra le braccia di coloro che causano i problemi.
confessarsi al diavolo è un gravissimo errore. Non ci si può aspettare la soluzione dei problemi da parte dell'Unione Europea. Questo è un grave errore. Non dobbiamo dimenticarci che questa Unione Europea ha causato questa impennata dell'inflazione raddoppiando il costo della fornitura di denaro dopo il 2008. Non dovremmo scordarci che questa Unione Europea ha causato anni di entusiasmo di Green Deal, però ha portato alla chiusura, allo sconvolgimento della nostra catena, della nostra filiera energetica. I problemi c'erano anche prima dell'invasione russa dell'Ucraina. Non dimentichiamoci, cari amici, che questa Unione Europea, che ha ripristinato diversi concetti che con il suo blaterare similcomunista ha causato l'implosione della piccola imprenditoria e degli agricoltori. Non dimentichiamoci mai che questa Unione Europea, che con la migrazione di massa ha sconvolto la cultura europea e il nostro sistema sociale di welfare. Quindi il nostro consiglio a coloro che si aspettano delle soluzioni da parte dell'Unione Europea è di svegliarsi. Svegliatevi, l'Unione Europea non è una soluzione ai nostri problemi, è essa stessa uno dei nostri maggiori problemi. Dobbiamo fermarli. Non possono andare avanti così, dobbiamo fermare questo Parlamento europeo dominato dalla sinistra. Non si può andare avanti così, perché questa sinistra, questa mentalità comunista che domina l'Unione Europea, odia l'identità nazionale e l'orgoglio nazionale. E lo fanno perché questa cosa è la difesa migliore per gli eccessi di questo imperialismo, ma dobbiamo fermare questo imperialismo. In tanti Stati membri sta crescendo la destra, una destra che è in grado di portare avanti nuovi governi, che può spodestare i vecchi governi, i vecchi democristiani, i vecchi partiti, i liberali, che con le loro origini che risalgono al XIX secolo non possono più portare avanti una visione che può davvero risolvere i problemi del XXI secolo. Non vedono bene le cose e nella loro political correctness, nel loro essere corretti a livello politico, sono pronti a farsi guidare dai verdi, dai comunisti, piuttosto che fare ciò che del vero vuole la gente. Con i partiti come i nostri, i cittadini hanno l'opportunità di portare avanti e realizzare i sogni, i desideri della gente in modo democratico. Amici miei, diciamolo, che siamo contrari contro questa Unione Europea, perché amiamo l'Europa, amiamo le nostre nazioni, lo diciamo col cuore in mano. Lunga vita all'Europa, lunga vita alle Fiandre, lunga vita all'Italia.